è ancora possibile studiare oppure noi siamo una generazione inadatta allo studio? Questa è una domanda che mi sono posto spesso in questi anni universitari e che continuo a pormi ogni anno con più insistenza. Si presenta sempre di più, sempre più cattiva ai miei pensieri. Guardo i miei professori universitari e provo una profonda invidia nei loro confronti, perché li vedo totalmente immersi nel mondo della loro materia, del loro insegnamento, nel loro piccolo, grandissimo mondo che hanno lì a portata di mano, che tengono stretti tra le mani. Cerco di immaginarmeli alla mia età. Cerco di mettermi nei loro panni, gli anni 80 forse, e cerco di capire come loro studiavano al tempo, quali distrazioni vi fossero e se fossero problematiche serie come le nostre adesso. Guardo i miei professori e veramente provo una profonda invidia, perché siano essi bravi professori o non siano in grado di spiegare le loro materie perché magari si perdono in dei flussi di pensiero che non hanno alcun senso, alcun ordine, no? E noi studenti siamo lì che non riusciamo a capire. Ma non è questo, è vedere quei professori che sono appassionati, che sono immersi in quello che insegnano. Questo è qualcosa che è sempre profondamente affascinante per quanto mi riguarda e mi fa riflettere. Mi fa riflettere perché quelli loro erano tempi che io non ho mai vissuto, ovviamente, no? Parliamo di professori cinquantenni, sessantenni, sulle soglie della pensione, professori che ovviamente hanno vissuto l'epoca pre-social, ovviamente l'epoca pre-smartphone. Hanno vissuto un mondo totalmente diverso, non privo di distrazioni, certo, e non voglio in questo video io idealizzarlo, non voglio pensare che per loro ci fosse solamente lo studio, che tutto fosse rose e fiori e che potessero dedicarsi solamente a quello, ma nell'epoca nostra, la nostra generazione, quelli nati sulle soglie degli anni 2000 e tutti quelli successivi che sentono questo problema, secondo me, in modo ancora più urgente o che lo sentiranno in modo ancora più urgente, c'è qualcosa di diverso. Ci sono i social network, c'è uno strumento della dipendenza, che è appunto lo smartphone. Sono tempi totalmente diversi. Sono tempi in cui la soglia attentiva è ferma sugli 8 secondi, è arrivata sugli 8 secondi. Come ho detto, abbiamo l'oggetto della nostra dipendenza continuamente tra le mani, ed è un oggetto che ha essenzialmente tutto. È uno strumento multifunzione, è tipo i coltellini multiuso, no? Che hanno il coltellino, poi tiri fuori il cucchiaino, la forchetta, lo stappabottiglie. Ecco, lo smartphone è uno strumento simile. Ci sono le mappe, c'è la calcolatrice, ci sono i messaggi, c'è l'informazione e c'è l'intrattenimento. C'è tutto, veramente tutto. C'è anche ciò che ci serve per uscire dalla dipendenza che questo ci causa. E quindi usiamo app come Forest, come l'app Minimalist Phone, no? Rendiamo il telefono minimalista. Ecco, per risolvere la nostra dipendenza ci basiamo sullo strumento della nostra dipendenza. È veramente assurdo. Ed è uno strumento che ci ha portato la soglia attentiva su una frazione di secondi. Come possiamo pretendere di studiare, di riuscire ancora a studiare con uno strumento di questo tipo tra le mani? Uno strumento che ovviamente è difficilissimo da gestire, che non solo la nostra generazione gestisce male, ma anche la generazione dei cinquantenni, anche dei quarantenni, chiunque non riesce a gestire il telefono, l'utilizzo dello smartphone. Per noi è ancora più difficile perché noi siamo cresciuti con questo strumento e non possiamo neanche guardare indietro a ciò che c'era prima. Cerco a volte, guardando i miei professori universitari, di, sì, mettendomi nei loro panni, immaginarmi un passato che non ho mai avuto, costruirmi un passato che non ho mai avuto. Come si torna indietro in un passato che non hai mai avuto? Come posso cercare di trovare una concentrazione, un desiderio di noia, il non voler fare nulla, l'acquietare i pensieri, il meditare? Sono attività che per me sono impossibili. Ho sempre tra le mani lo strumento della mia dipendenza. Ci troverò informazione, comunicazione, intrattenimento. Ed ecco che
questi tre punti essenziali che sono racchiusi all'interno dello smartphone opprimono sempre di più la mia capacità di mantenermi su un testo lungo. A che mi serve? Sul telefono ho tutto, ho appunto l'intrattenimento, posso guardare serie TV, anime, leggere manga, ascoltare la musica, leggere libri, posso fare tutto. Oppure posso passare il tempo a scrollare i reel. C'è poi qualcosa di tanto diverso rispetto a guardare una serie TV? È sempre intrattenimento, qualcosa che mi trattiene a sé. E quindi ecco che lo scrollare i reel, guardare i meme, condividere le GIF, gli sticker, rispondere a un threads in quegli 8 secondi di attenzione, diventa tutto il mio intrattenimento e sostituisce la visione di una serie TV, che sostituisce la visione di un film, che sostituisce la lettura di un libro. Sono tutte cose estremamente valide allo stesso modo, sono tutte forme d'arte. Eppure ci rendiamo conto di quanto più si va avanti, più abituandoci a fruire di contenuti brevi e contenutisticamente irrilevanti, ecco che la deriva finale saranno appunto i reel. Come si può fruire di un testo lungo? È quasi impossibile. C'è quindi l'intrattenimento, c'è la comunicazione. Ehi, hai sempre i messaggi a portata di mano, hai sempre la possibilità di comunicare con chiunque, su qualsiasi social, su WhatsApp decisamente di più. E quindi se scompari per un'oretta, ehi, ma dove sei finito in questa frazione di tempo? Hai messo la modalità aereo? Aiuto. Dov'eri? Guarda quanti messaggi, non puoi ignorarci, siamo sempre qui che ti ricordiamo che ehi, tu, ti stiamo bussando alla porta. Non puoi sparire per nessuno. E c'è l'informazione. È sempre lì. Hai tutte le notizie continuamente sul palmo della mano. Sempre lì. Stai studiando? Apri un attimo il telefono, boom. Notizia recente di politica. Boom. L'artista X ha fatto uscire il suo nuovo album. L'informazione è continuamente tra le tue mani. E come può il cervello passare dallo studio all'informazione e riuscire a mantenere la concentrazione sullo studio? Il cervello è costantemente sottoposto a stimoli. Non può più calarsi in un qualcosa. Intrattenimento, informazione e comunicazione. Tutto sul palmo della mano, tutto continuamente presente. E tutto che sostituisce, che ti sostituisce allo studio, che ti trattiene, ti tira per le gambe, ti porta nel suo mondo, che sono il mondo degli 8 secondi di attenzione, e ti abitua ad esso. E questo è il problema. Leggevo uno studio in cui si parlava di ma non c'è un reale problema agli 8 secondi, ci abitueremo. Ma è questo il reale problema, il fatto che ci abitueremo a quegli 8 secondi e che siamo già abituati adesso e che quindi diventerà sempre più difficile fruire di un testo lungo. E di un testo lungo parlo anche di un semplice film. Andare al cinema e spegnersi con il mondo esterno. Esistiamo solo noi e il film in quel momento. Penso sia una adesso delle esperienze migliori che si possa fare. Ma quanto difficile è riuscire davvero a concentrarci su quello che stiamo vedendo, quando il nostro cervello è iperattivo, è continuamente sottoposto a degli sbalzi argomentativi di secondo in secondo. Non riusciamo più a mantenere l'attenzione su un qualcosa. Come possiamo fruire di una lezione universitaria di 2 ore? 2 ore! Ma come posso io, che il massimo che riesco a seguire è 20 minuti di un video YouTube, che è già una piattaforma ormai di nicchia, perché è diventato il testo lungo YouTube. Come potrò riuscire a leggere un libro per intero, no? Mi continuerò a distrarre sempre. Vedo noi lettori, ovviamente la lettura non è più nobile del guardare un film, per me assolutamente no, di giocare a un videogioco sia mai. Sono tutte arti e sono tutte nobili allo stesso modo. Poi si va a distinguere prodotto X da prodotto Y. Beh, così come nei videogiochi ci sono capolavori come Kentucky Route Zero o Grim Fandango che stiamo giocando adesso su Twitch e opere infime,
così in letteratura ci sono capolavori come Dostoevsky e opere infame come After, ok? Quindi poi si fa distinguo all'interno delle varie forme d'arte, ma nessuna è più nobile delle altre. Ecco, per noi lettori questo lavoro è ancora più difficile, perché ok, la letteratura non è un'arte più nobile, ma è un'arte che richiede sicuramente uno sforzo mentale maggiore rispetto al fruire di una serie TV di episodi da 20 minuti. Poi caso per caso, ovviamente l'episodio di 20 minuti può avere una densità contenutistica, perché magari stiamo parlando di un'opera profondissima, appunto complessa, rispetto a un libro di 300 pagine. Si valutano i vari casi, però tendenzialmente la lettura richiede uno sforzo mentale molto forte e per questo si legge anche di meno, perché se la nostra soglia attentiva si abbassa, se la nostra capacità di concentrazione è sugli 8 secondi, capite che leggere un libro diventa veramente uno sforzo erculeo. È Sisifo che tira su il masso e ogni volta che prendi il telefono, dopo magari esserti letto anche 20 pagine, ecco che il masso ricade giù e dobbiamo ricominciare a spingerlo da capo un'altra volta, e ogni volta è sempre più difficile. Ci stiamo abituando a questo. Ed è una deriva molto triste. È una deriva molto triste perché non riuscire più a fruire di un testo lungo, che non è solo un testo scritto, ma può essere anche una, come ho detto, una lezione universitaria, un video su YouTube che riesce a spiegare benissimo un determinato argomento, un articolo, cioè un testo lungo, profondo, denso, non riuscire più a fruirne o a produrlo, figuratevi, ci porta a planare sulla superficie delle cose. Sostituiamo la complessità alla semplificazione e siamo sempre lì a planare, come ho detto, sulla superficie delle cose, a pensare che un reel di un minuto e mezzo riesca a darci tutte le informazioni che ci servono su un determinato argomento, che sia politica, che sia arte, che sia qualsiasi cosa, sport. Pensiamo che l'aneddoto possa sostituire lo studio. E quindi siamo pieni di aneddoti, e questo non è un problema che riguarda solamente internet, questo è un problema che riguarda anche la televisione, altro strumento ovviamente di distrazione. Siamo sempre meno abituati alla complessità. E se siamo sempre meno abituati a questo, siamo meno capaci di poterci calare davvero in un qualcosa. Come faccio io a studiare una materia come il latino? A tornare indietro di millenni, a tornare a una civiltà praticamente perduta, a una cultura che non è totalmente perduta, ma in gran parte, una lingua morta, ok? Che è difficile da comprendere. Come faccio io a calarmi in questo se ogni minuto ho tra le mani lo strumento della mia possibile distrazione? Come posso riuscire a entrarci dentro a quella materia? Calarsi, riuscire a spegnere il cervello dal mondo esterno, far sì che tutto attorno a te sia il più possibile silenzioso, appannato, e che per te ci sia solamente quella cosa che stai facendo in quel momento. Vivere il momento presente non è solo lo studio, è tutto. Come si può se ogni secondo sono pieno di stimoli esterni? Se ogni secondo l'informazione, l'intrattenimento e la comunicazione con gli altri mi richiamano, mi distraggono, mi tirano verso di sé, pretendono quei piccoli microspazi di tempo in cui si insinuano e li allargano sempre di più. Come posso riuscire io a calarmi, a meditare, a guardare il soffitto e a godermi la noia di un momento in cui io ho bisogno della noia, perché la noia è fondamentale, in cui ho bisogno di azzerarmi, di guardare la parete e concentrarmi sugli angoli bui, gli angoli scuri. Magari c'è una ragnatela, o magari non c'è nulla. Come posso trovare questi momenti? I momenti in cui vivo solamente il presente e in cui la mente è silenziosa. Come si può? E questa non è una giustificazione per dire che la nostra generazione non è una generazione adatta allo studio, non può più studiare, non è paragonabile a quella dei nostri professori, non raggiungerà mai il loro livello di conoscenza, di preparazione. Non è questo. Lo studio è qualcosa che difendo profondamente, è qualcosa di estremamente formativo, è qualcosa che
dà un senso alle nostre vite che non hanno senso, che finiranno con polvere, siamo e polvere ritorneremo. Però in quel lasso, che è il lasso di un piccolissimo puntino nella storia dell'universo, in quel piccolissimo puntino che è tutto noi stessi, perché l'universo finisce quando noi moriamo, in quel piccolo anfratto di secondo in cui io ho vissuto, la voglio aver sentita pienamente quella vita. Voglio essermi illuso di poter raggiungere una grande conoscenza delle cose, anche se poi non mi servirà a nulla. Vorrei aver avuto l'illusione di essermi potuto formare il più possibile e di non aver planato sulla superficie delle cose, sulla superficialità, di non aver trattenuto il vuoto che ho provato dopo aver passato in rassegna tutti i reel del mio Instagram, che sono illimitati ovviamente. Quel vuoto che sento non lo voglio più sentire. Ok, c'è la soddisfazione immediata, vero, ma non può sostituirsi all'estrema soddisfazione che proverò studiando. Quello è il vuoto che ti lascia tra le mani il nulla. Lo studio è l'impegno che ovviamente non ti dà soddisfazione immediata, ma che quando arriva ad avere una sua progettualità all'interno della tua vita, arriva ad avere un suo schema, ecco che ti arricchisce veramente in un modo profondo e fa il lavoro che il tuo cervello pretende che tu faccia, ovvero nutrirlo, dargli energia, sottoporlo a stress. Quello vuole il tuo cervello. È una macchina straordinaria che ti sorprenderà ogni volta che tu la metterai in funzione. Ma questo si fa solamente attraverso uno studio sistematico, approfondito, in cui riusciamo a calarci. Non è l'aneddoto da televisione, non è Super Quark, non è il reel di Barbero. Non è questo. È uno studio serio, sistematico, è qualcosa che io difendo profondamente, è qualcosa che vorrei riuscire a fare privandomi delle distrazioni. Vorrei che ci fosse solamente quello in quel momento della mia vita, il momento presente. A volte guardo i miei professori universitari e li invidio, perché vedo delle persone che probabilmente con tutte le distrazioni del caso sono riuscite a calarsi molto, e quando spiegano, che siano essi bravi o pessimi professori, li vedo calati in una parte, ed è la parte del loro piccolo grande mondo che insegnano. Li vedo immersi lì dentro, e per quanto a volte possa criticarli perché sono incapaci di guardare con orizzontalità al mondo dei vari insegnamenti universitari, ok? Magari sono solamente immersi nella loro materia, nella loro disciplina, e quindi solo in maniera verticale e mai orizzontale. Nonostante ciò io li invidio profondamente e mi chiedo se riuscirò mai a calarmi davvero così come fanno loro. Chissà.